Taranto è una performance di suoni, visioni e movimenti. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Donatello Pisanello, musicista facente parte di Officina Zoè, ma qui viene con la sua produzione, diciamo, personale, e Maristella Martella. È un omaggio a una città che forse è la più contemporanea, la più moderna e postmoderna di Puglia, una città che purtroppo ha dei primati molto negativi di mortalità, di tumori, di malattie, di inquinamento, un territorio molto inquinato. Ma oggi serve a dire che noi siamo tutti tarantini. Questo è anche un po' il senso del film che facciamo a Taranto, perché Taranto ci riguarda tutti, Taranto è Lecce, è anche Taranto, Brindisi è anche Taranto, e quindi questo film, diciamo, stiamo parlando di Buongiorno Taranto. Il film è Buongiorno Taranto. Noi presentiamo un estratto, che è questa performance, un estratto di visioni su Taranto, e il film, diciamo, è un modo per cercare di ritrovare questa bellezza sommersa di questa città, sommersa oppure perduta, ecco, andare un po' alla ricerca di questo e non stare soltanto su quello che è il problema drammaticissimo dell'inquinamento. È un po' un ritratto di una città molto piena di contrasti e di chiaroscuri. Io sono andato senza conoscere assolutamente Taranto, cioè Taranto l'ho scoperta dal 2 agosto, sono andato per la prima manifestazione, che era una manifestazione di sindacati, in cui ci fu una contestazione forte dal comitato dei cittadini liberi e pensanti dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, e da lì è scattato qualcosa che mi ha fortemente attratto. Io ho filmato molte manifestazioni. Anche quella del 15 dicembre è stata una grandissima manifestazione, forse la più grande mai fatta a Taranto. Però oltre a questo ho iniziato a filmare le storie delle persone, alcuni luoghi particolari. È una città di una bellezza, di luoghi incredibili, e anche di un degrado che uno si chiede: ma come è stato possibile arrivare fino a questo punto? Sarà colpa dei politici, ma sarà anche colpa un po' di tutti noi, colpa anche dei cittadini, colpa... Più che cercare le colpe, ora bisogna trovare un modo per fare rinascere questa città, per trovare delle nuove risorse, nuove idee per riconquistare il futuro. Non abbiamo soltanto Taranto, c'è anche Cerano, noi abbiamo la Colacem, cioè, diciamo, ci stanno dei punti di sofferenza enormi anche sul territorio pugliese, e bisogna che i cittadini si sveglino, tutti i cittadini.